Con il nuovo crossover Kadjar, Renault va ad occupare un'area di mercato in cui finora era assente, inserendolo tra la più compatta Captur e l'imponente Koleos. Costruito su una piattaforma comune, Renault-Nissan, non a caso si rivela parente stretto del cugino Nissan Qashqai, Kadjar porta una nuova versione del crossover, con il suo design esterno dalle linee ben raccordate su un profilo muscoloso, un modello che fa del design uno dei suoi elementi principali, con molte soluzioni di stile che si ispirano a Captur e Clio, studiate per far breccia su tutti i mercati previsti dal piano commerciale, mercati che comprendono anche la Cina. Il design degli interni, molto curato, offre un look elegante insieme sportivo, anche grazie alla qualità dei materiali e delle finiture. Tra le possibilità offerte dai servizi di bordo spicca la connettività, ormai indiscussa regina delle doti richieste ai nuovi modelli. Kadjar vuole essere un invito a fuggire dalle vie usate per andare al lavoro, pur essendo perfettamente gestibile nel traffico cittadino grazie ad una lunghezza inferiore ai 4,5 m e alla gamma dei motori Energy, che spazia dal classico diesel Energy 1500 da 110 cavalli e consumi dichiarati di 3,8 litri per 100 km e soprattutto con emissioni di CO2 contenute in 99 grammi per chilometro. Il cambio può essere manuale o automatico a 6 marce. Più potente è l'altro diesel della serie Energy, il 1006 da 130 cavalli con cambio manuale e la scelta tra le versioni 2 e 4 ruote motrici. Il benzina, previsto al momento del lancio, è il 1002 da 130 cavalli e cambio manuale a 6 rapporti.